quello che è. Molto correttamente il sottotitolo è appunto di un cronista, cioè sono impressioni che lui ha avuto e che lui ci comunica di colloqui, di incontri con una serie di sindaci a partire da Canzio Guarnini fino a Gercuzzi. Dunque un libro che attraverso questi incontri, queste riflessioni, questi spunti a volte di colore, a volte affettuosi, a volte misuratamente critici, ci induce a rievocare un lungo tratto della storia politica e soprattutto direi amministrativa della città, ma rievocarla appunto attraverso spunti, attraverso momenti passeggeri e attraverso il ritratto dei sindaci, perché Stefano parte dal presupposto non sbagliato, del resto ha questa tendenza più efficace anche un giornalista, che importanti sono in ultima analisi le persone, quello che fanno, quello che si propongono di fare, quello che non fanno, il loro carattere. Cioè parte dal presupposto che il potere comunale abbia un alto tasso di personalizzazione e che questo tasso di personalizzazione si incarni ovviamente nei sindaci che si sono avvicendati lungo gli anni. È un presupposto forse che vale in modo specifico e particolare a partire da una data che è un discrimine nella storia amministrativa non solo del Comune di Siena, e cioè da questa benedetta, maledetta legge 81, la quale ha radicalmente cambiato gli equilibri di potere e anche le procedure decisionali, ma in modo molto profondo, per cui c'è un prima e dopo la legge 81, perché attraverso quella legge si è effettivamente conferito al sindaco dei poteri, per vorrei dire, eccezionali e per Siena strepitosi, perfino smodati, ad esempio poteri di nomina, si tocca un tema e riflessi molto precisi sulla qualità, che prima erano in testa Consiglio Comunale, Vittorio Mazzoni, che qui con noi stasera, come mi sembra deciso lui, perché gli ex sindaci siamo, se non sbaglio, due, dunque lui, è corretto dunque parlare insieme, e quei poteri che erano in testa a un'assemblea che si scambiava le proprie idee, discuteva di tapparsi, alcuni usando ho avuto un po' la fortuna di lottizzare, ma diciamo sì, comunque attribuiva responsabilità sulla base anche di equilibri politici, almeno nelle sedi politiche, non è che noi nominavamo persone per sedi di ordine tecnico, per le sedi politiche, le sedi di rappresentanza politica. Allora Monte aveva una fortissima caratura politico-istituzionale, essendo una banca, un istituto creditizio diritto pubblico, che di conseguenza aveva un tipo di legame con la città e anche con il comune molto forte, anche se non, il mandato che i deputati del Monte assumevano non era un mandato revocabile o che avesse da parte nostra un esoso controllo, però nella loro autonomia agivano all'interno evidentemente di un quadro che era quello che derivavano dall'investitura. Dopo le cose sono cambiate, appunto, con una forte personalizzazione, e di conseguenza anche il tipo di rapporto, no, che si instaura con il sindaco diventa diverso, l'assessore diventa diverso, perché i nostri assessori, che avevano una legittimazione elettorale, non lo dico con nostalgia, dico solo perché le cose sono cambiate. Dunque avevano anche una forza, un'incidenza e una, anche una volontà propositiva indiscussa. Mentre dopo si sono fatte delle squadre ad libitum, cioè secondo il volere di un sindaco e evidentemente puntando molto sulla omogeneità quando è stato possibile e comunque su un potere profondamente profondamente diverso dalle sue meccaniche, che puntavano essenzialmente, voglio buttare là una,
una provocazione io alla stabilità e alla continuità. E allora puoi vedere che è successo questa paradossale. Tutta la legislazione è stata cambiata con l'ipotesi che questa dimensione quasi podestarile del sindaco e delle leggi elettorali che legavano fortemente, meccanicamente, l'elezione del primo cittadino con l'espressione del voto, dessero anni di tranquillità, dessero anni di maggiore stabilità. In fondo la legge 81 è uno dei parti più evidenti di quel lungo, travagliato e fecondo, anche se non abbastanza seguito, dibattito sulla governabilità che ha prodotto vari effetti sul quadro da cui mi frattengo. Il problema è che le tensioni politiche spesse volte, proprio attraverso questo grado eccessivo di personalizzazione e per l'illusorio toccasana di un formidabile accentramento nell'esecutivo a scapito dell'assemblea, hanno finito, no, a volte possono addirittura potenziarsi, diventare più dirompenti. Questo significa che la legislazione arriva fino a un certo punto, bisogna vedere come si gestisce la legislazione. Le riforme legislative di per sé non creano di per sé situazioni nuove se non ci sono volontà soggettive, volontà politiche che le sostengono in maniera seria, in maniera coerente. L'ho espressa così la cosa, sembra quasi una massima ovvia, ma non è poi così ovvia. Anzi, paradossalmente, lo ripeto, questo eccesso di accentramento, io lo vedo così perlomeno, e questa forte personalizzazione può indurre a, non lo dico ora in riferimento a quello che è accaduto, faccio un discorso politologico molto generale, può indurre ad una personalizzazione, ad una a processi decisionali che acutizzano, se esistono sotterraneamente, le contraddizioni che esistono, o i contrasti che esistono. E le crisi, quando esplodono, esplodono perché la mia idea è che non esplodono all'improvviso, ovviamente nessuna cosa nella storia di solito esplode. Sì, accade in un certo momento, in una certa fase, ma se accade in una certa fase bisogna ripercorrere molto di anni e molte vicende per lo più per capirla. Ora, i ritratti di Stefano scritti infatti in punta di lapis eccetera, vengo a cose meno forse pesanti e chiudo, ci aiutano proprio a capire o perlomeno a riflettere, ecco, a riflettere attraverso spunti qua e là abbozzati con vivacità appunto di cronista, questi lunghi anni. Canzio si insediò nel 74, dunque dal 74 a oggi sono passati molto più di 30 anni, quanti? 38, no, ora io non volevo sbagliare, sapevo che dicevi il numero giusto, 38 anni, ecco, sono troppi per capire quello che è successo, ma una ventina bisogna mettermi sotto osservazione, come del resto ha riconosciuto molto onestamente, è stato un riconoscimento importante, in direzione quasi storiografica, Franco Cercuti. Prendete 20 anni, gli ultimi 20 anni, vedete quello che è successo, proprio a partire dagli elementi non necessariamente patologici, ma che a Siena secondo me hanno avuto anche un'interpretazione, se non patologica, molto enfatica, dell'eccesso di personalizzazione, anche autoritaria, drastica, che ha portato non a un bipolarismo come normale, ma ad una guerra guerreggiata gli uni contro gli altri, delegittimante reciprocamente, che è assurda, che è il contrario di quello che è necessario per un bipolarismo fisiologico esterno, un'alternanza di programmi, di idee. Ovviamente le responsabilità sono di tutti in questa fase, ma io non le voglio distribuire, sarei un pessimo giudice, anche abbastanza fazioso, più di quello che è Stefano, che è faziosissimo. E di conseguenza ognuno faccia il suo bilancio, però è vero che il
bipolarismo qui, almeno amministrativo e comunale, è nato pasticciato. Da un lato una maggioranza che a mio parere ha più rattoppato le realtà preesistenti che effettivamente è stata una marcia corta, fatemelo dire così in modo molto schematico, e dall'altro un tentativo di, o tentativi o affondi di opposizione a volte dignosamente procedurali, che poi hanno messo sempre in discussione tutto e tutti da capo a fondo, a volte magari toccando temi validissimi, io non ho nessuna difficoltà a riconoscerlo, ma a volte esagerando. Anche io trovo giusto quello che ha detto Franco. Il problema di Siena è costruire, ricostruire o costruire una dialettica di schieramenti che possa favorire un dialogo concorde quando si tratta, o criticamente concorde quando si tratta di scelte decisive che interessano la città, evidentemente opportunamente discorde quando si tratta di fare scelte che non possono trovare questa, e non devono trovare un animismo di facciata, ma sempre con molta chiarezza, sempre con molta speditezza. Ora, i sindaci che nella galleria di Stefano sfilano attraverso il suo sguardo, che in questo caso è uno sguardo più affettuoso che critico, e quando uno ricorda le passeggiate per il corso di Hans Vallini, ad esempio, la sua bonomia, la sua cordialità un po' fasciosa, che a Stefano sta molto simpatica, e anche io lo ricordo con molto affetto, oppure quando si intrattiene sul piglio più, come dire, cordiale, operativo, ma anche piuttosto esigente, di Barmi, con cui ho avuto l'avventura di stare, di essere appunto vice sindaco. Non sono stati gli anni migliori della mia vita, lo dico francamente, perché fare il vice sindaco con un amico e non si può contraddire oltre un certo limite, ma nemmeno concordare oltre una certa misura, è una punizione che il partito mi sente e che ho subito, per fortuna accadeva allora, in cui la personalizzazione non era così forte, ma l'ho subita con molto resistenza. Appena possibile però ho cercato di andare altrove, dopo aver fatto un breve che avevo intervallo fino a un certo punto, perché sono uscite cose piuttosto importanti, ad esempio dal punto di vista della pianificazione urbanistica, era una collaborazione molto intensa con Vittorio, con cui ci intendevamo molto, perché è stato un rapporto molto buono, molto, per me molto, molto fecondo. Dopo io sono andato da altre parti, al Parlamento Europeo, il discorso che io sospetto. Dal momento in questa cabellata, che però continua, non mi ci vorrei trattenere con altri sindaci, non voglio aspettare le parole, non ho avuto collaborazione diretta con loro, in questa carrellata mancava, non so se l'ha fatto per gentilezza o ripeto per provocazione, io mancavo, perché Stefano era un ragazzino, non esagerava, un altro numero. Come dice, nel 69 non avevo 10 anni. Non ti levare l'età. Erano un'età difficile, ma insomma venivo lì. E io a volte quando penso di cosa dico, ma quanto tempo è? Insomma, io però mi ricordo della sera del dicembre 69 come fosse ieri, tecnicamente. Sì. Forse è vero che il presente continua oltre tutte queste scansioni che noi viviamo, il passato prossimo, 12 anni, 13 anni, ma queste sono tutte cronologie che non funzionano. Per me il dicembre 69 è ieri. Diventai sindaco, non avevo detto mai la legge comunale provinciale, ero piuttosto ignorante di cose amministrative, il resto sono un po' rimasto anche dopo. E però di Siena, delle sue vicende, come tutti noi che ne siamo un po' ammalati, ero molto occupato. Ed ebbi una grande fortuna, perché in quella giunta, avventurosamente insediatasi dopo
una travagliata gestione commissariale. Travagliata gestione commissariale. Commissariato c'era Padalino, noi lo prendevamo in giro, scrivevamo nel nuovo Resenese, Padalino il commissario, invece è il commissario dottor Padalino, più ovviamente. Se la prendevamo oggi sarebbe uno scherzo. E Padalino il commissario si era insediato nel 67, e ci furono vari tentativi, io voglio abbreviare ricordando perché. No, anche perché altrimenti il libro della parte 2 manca. No, se arriviamo a scrivere dicevo questo, dopo quella fase travagliata, non volevo raffare un finale didattico e speranzoso, e dopo non dirò la stasi, ma il raffreddamento relativo del dibattito politico, il comune riprese a camminare dopo però aver fatto un'operazione, questo ci tenevo a dirlo, senza voler riproporre nulla del passato, perché il passato non si ripropone per essere lì, un'operazione che oggi avremo di mobilitazione civica ampia, ben oltre gli schemi dei partiti, perché quando ci sono questi momenti di crisi, che sono sempre un fallimento della politica, o meglio, della politica ha detto male, dei partiti, dei loro rapporti, non un fallimento della politica, è un'altra cosa, un fallimento di quella politica, di quei rapporti, di quelle tensioni, per riprendere il cammino forse c'è bisogno di guardare oltre. Siccome io ero fuori dal panorama, per ragioni, lui dice anagrafiche, perché io nell'introduzione ho detto anche qualcosa, ma so bene che i bilanci di sé non li può fare, che è stato il protagonista delle sventure, delle fortune che l'hanno caratterizzato. Bene, grazie.